Il vero talento è quello che non sfuma negli anni e dimostra che il successo ottenuto era meritato. E quanto è successo Elite FIBA, gruppo rock fiorentino nato alla metà degli anni Ottanta, che dopo alterne vicende, i successi di album come Desaparecido, il primo della trilogia delle vittime del potere, Pirata, Terremoto, El Diablo, Mondi sommersi, solo per citarne alcuni, lo scioglimento nel 99 e il ritorno nel 2009 con i due leader Piero e Ghigo, è adesso di nuovo protagonista della scena rock con il nuovo CD in uscita Grande Nazione. Ad anticipare l'uscita del CD il 16 gennaio, un evento eccezionale, il Elite FIBA Day, che ha visto la proiezione in 50 sale italiane del documentario Cervelli in fuga Europa Live 2011, diretto dalla voce simbolo della band, Piero Pelù, in collaborazione con Mario Piredda. Un'ora di puro rock and roll, energia, sudore e ritmo, con le migliori immagini di backstage e immagini live del fortunato tour europeo 2011 del gruppo, che ha attraversato le città di Londra, Berlino, Bruxelles, Amsterdam, Ginevra, Zurigo, Parigi e Barcellona. Tra le 50 sale, naturalmente, il gruppo ha scelto Firenze, in particolare la proiezione ospitata all'Odeon, per salutare il suo pubblico più affezionato. Piero, qual è il significato dei titoli Grande Nazione e Cervelli in fuga? Ma i Cervelli in fuga lo sappiamo benissimo chi sono tutti quegli italiani che purtroppo non sono riusciti ad esprimere il meglio di se stessi nel nostro paese. E questa è una realtà che abbiamo toccato nell'anno 2011 in maniera molto, molto forte e concreta, e così è venuta fuori l'idea che quello che doveva essere il documentario di una semplice, tra virgolette, tournée di una rock band in giro per l'Europa è diventato anche un documentario che parla anche di quello che succede intorno all'Europa e del punto di vista che può avere l'Europa di noi, o comunque di quello che noi riusciamo a esportare all'estero, che oltre ai Cervelli in fuga vuol dire anche tanta mafia. Quando io leggevo la lista ogni giorno, ogni concerto, delle famiglie mafiose presenti a Berlino, a Londra, a Parigi, Barcellona, Zurigo, e chiaramente purtroppo dappertutto, io vedevo le facce dei ragazzi, sia locali che italiani Cervelli in fuga, che sgravano gli occhi perché non riuscivano a immaginare che potesse essere una presenza così forte anche all'estero. Grande Nazione è l'Italia, ma come dice Maroni, la mafia non c'è. Questo tour del video parte da Firenze, naturalmente siete molto legati alla città. Un ragazzo qua fuori mi diceva: sono cresciuto a Pane e Piero. Cosa date in pasto a questi ragazzi? Mi mancano dei pezzi, infatti. È bello quando senti dire queste cose al di là delle battute, perché evidentemente in 31 anni che suoniamo basta anche andare davanti alla cantina nostra di Via dei Bardi per capire che affetto c'è da parte dei nostri sostenitori. No, non mi piace usare la parola fans, infatti noi usiamo di solito funs, cioè quelli che si divertono. Noi come al solito cerchiamo di dare il meglio, e il meglio che riusciamo a dare in ogni momento fotografa anche il momento storico che viviamo. Lo diciamo da tempo, la musica non può cambiare il mondo, ma la musica influenza moltissimo, ma il mondo influenza moltissimo la musica, e quindi la nostra musica è molto calata nella realtà sociale, politica e anche nella nostra realtà quotidiana, anche sentimentale, chiaramente. Come è stato fare gli attori per questo video? Io non me ne sono neanche attori. Accorto, veramente, perché io ho fatto esattamente quello che facevo dalla mattina alla sera. C'è stato qualcuno e mi ha ripreso. Sì, infatti il bello del linguaggio documentaristico è proprio questo. Io avevo già fatto un documentario nel 95 del tour di Spirito, sì. Che si chiamava La Showdrome, e lì ho incominciato a prendere un po' dimestichezza con questo linguaggio, che poi ho sviluppato poco a poco con piccole cose che ho fatto per me privatamente e che poi ora si è sviluppata anche con il lavoro del tour. Il bello del tour è che il bello del linguaggio del documentario è che, a differenza del cinema, a differenza sempre della Lega, cioè fa a chi ce l'ha più piccolo invece a chi ce l'ha più grosso, e quindi con una telecamera tu riesci a raccontare delle cose incredibili, perché un cameraman dopo qualche ora, dopo un giorno, due giorni, praticamente inizia a mimetizzarsi perfettamente con i personaggi reali della storia, che eravamo noi, i musicisti, le persone che incontravamo in giro.
E quindi praticamente non te ne accorgi, ti sembra di parlare in maniera molto spontanea come tra di noi, insomma. E quindi questo mi piace, la spontaneità del linguaggio del documentario. Ciao. Grazie. Ciao.